sempre di più, dovete dare sempre di più e fino a che arrivate all'obiettivo ben preciso, che è quello di indossare la maglia azzurra come io feci all'epoca, e poi dare sempre il massimo. È un consiglio che vi do, ascoltate sempre il vostro maestro. E qui insomma, siamo sempre su quel filone che ci suggeriva Francesca, insomma, di racconti di questi pugili che non troviamo su internet, su Wikipedia. Guarda, sui vari, però sono sempre anche i momenti più belli, no? Massimo, mi sembra di avertelo detto pure nell'ultima trasmissione prima delle vacanze, che la figura del tecnico, del maestro in uno sport come il pugilato è di rilevante importanza, perché oltre a essere bravo ad insegnare come nella tecnica o nella tattica della boxe, io un maestro di pugilato, per essere un vero maestro, deve essere anche uno psicologo, cioè capire i problemi dei ragazzi e trovare il modo per invogliarli, e praticamente deve avere un certo carisma per far sì che questi ragazzi si convincano di quelle parole, parole belle. Poi noi insegnanti, noi stiamo facendo pugilato, non giochiamo a calcio, esatto. Sei in 11, se va bene, poi con un altro 10, non ti preoccupare. Certo. Il pugilato, se non dai tutto tu e non dai il massimo, non arrivi da nessuna parte. Per cui noi maestri capiamo il valore dei ragazzi, e se poco poco scopriamo un ragazzo che ha delle doti e che magari basta tirargliele fuori, abbiamo fatto 13. È lì che bisogna avere il tatto dell'intelligenza da parte del maestro, tirare fuori quel poco che poi serve per far migliorare il proprio atleta. Esattamente, va bene. Allora andiamo nell'altra pausa musicale e rientriamo subito dopo, sempre su RadioRomaFutura.it, incrociando i guantoni con il maestro Franco Piatti. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you capture, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking, how? Everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choke, he's so mad, but he won't give up, daddies, he know, he won't have it, he knows, his whole back's at these ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke, he's so stagnant, he knows, when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do better, lose his mouth in the music, the moment. You own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is born. Superstardom's close to postmortem. It only grows harder. Homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. And so the soul. Hold this old partner, but the beat goes on. Da-da-da, da-da.
beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the daughter caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama, love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Eccoci di nuovo rientrati in diretta su RadioRomaFutura.it, incrociando i guantoni, la box popolare con il maestro Franco Piatti. Senti Franco, allora ti volevo chiedere questo. Stavo leggendo su internet che hanno tolto le famose macchinette segnapunti. E meno male. Oh, ecco. Siamo tutti contenti. Infatti, perché voglio dire, il caso più eclatante fu quello del povero Cammarelle alle Olimpiadi. Ma non solo Cammarelle, ma all'epoca ci furono parecchi scandali. Il nostro Giovanni Nardiello alle Olimpiadi, adesso non ricordo dove erano queste Olimpiadi, lo stesso Jones, campione del mondo, Johnson, scusate, sì, campione del mondo della WBC, che fece le Olimpiadi, dove portarono alla medaglia d'oro il coreano Seul, Nardiello, sì, a Seul, portarono sul podio, volevano portare per forza sul podio il coreano, piuttosto che prima Nardiello in semifinale, ma ancora più eclatante
il match defraudato al campione americano. Ecco, quindi l'hanno tolta. Adesso come funziona la serie? Adesso niente, c'è sempre un aggeggio meccanico che segna i punteggi, ma è diventato come una valutazione tecnica come nei professionisti. Il punteggio viene dato 10 punti a ripresa a un avversario, e se l'altro magari è un po' inferiore danno 10 a 9. I giudici nei tornei sono obbligatoriamente sono 5, ma la novità c'è che entrano in campo, ovvero in gara, 5 giudici, ma prima dell'inizio della gara c'è come una roulette russa praticamente. Il cervellone che poi alla fine totalizzerà i punteggi esclude 2 giudici, che nessuno dei 5 sa chi viene escluso dal verdetto, cioè dalla valutazione del verdetto, per cui alla fine ci saranno solo 3 giudici che daranno il verdetto, la vittoria o la sconfitta ai pugili partecipanti. Mi spiego meglio: 5 giudici vengono posizionati a bordo ring, nessuno dei 5 sa chi è stato escluso, ma la macchina già prima del match vengono esclusi 2 giudici che loro non sanno, per cui anche i 2 giudici esclusi che non sanno chi sono giudicano il match come se fossero in lista nel giudicare il match. Alla fine il risultato verrà dato dai 3 giudici scelti dalla macchina che segna nel totalizzatore. E ad ogni ripresa vengono dati 10 punti e 9 punti se sulla superiorità del primo pugile che ha preso 10 e la inferiorità, leggera inferiorità rispetto a quello che ha vinto 10 punti. Poi la differenza di 8 punti è un'eccessiva differenza, poi se addirittura scendiamo a 7 o a 6 è supremazia, per cui alla fine tu ti ritrovi un verdetto insomma sicuramente perso, perché alla fine viene conteggiato come i professionisti. I dilettanti sono 3 round, supponiamo atleta A prende 10-10-10, fa 30 punti, l'altro 9-9-9. Il match viene 3-0, ma col punteggio 30-27. Ho capito. Tu come la ritieni questa nuova forma? Questa sì, perché si avvicina più alla realtà del pugilato, il pugilato vero. Poi tanto più che il pugilato non viene più enfatizzato da una valutazione un po' così, tra virgolette, chiamiamola un po' falsa. Perché le macchinette che c'erano prima chiamate segnapunti le odiavamo un po' tutti, perché a volte, e ci sono stati dei casi dove un pugile con un bel pugno metteva knockdown l'avversario e vedevi nelle Olimpiadi dove obbligatoriamente sullo schermo apparivano i punteggi mano a mano che segnavano i colpi andati a segno, magari il pugile A metteva a terra l'altro pugile, il pugile B, e vedevi sullo schermo che nemmeno veniva segnato il pugile. Perché? Perché magari quello stava a palocchetta, quell'altro stava guardando, insomma la distrazione. Poi sbagliare è umano, però insomma perseverare è diabolico. Sì, ma insomma, però nello sport noi maestri ci incazziamo spesso, perché preparare un pugile per una competizione a livello olimpico, a livello mondiale, insomma, poi ti vieni defraudato per una distrazione di un giudice, insomma, non va bene. Non ci sta.